stata inaugurata domenica 11 novembre presso la Galleria Habitat Hotel la mostra personale di Karen Thomas, dal titolo Arte in Movimento, una mostra di quadri e sculture luminose. In questa mostra sono esposte più di 40 opere, eseguite sia anni fa che anche recentemente. Karen Thomas non ha mai perso il filo conduttore della sua pittura e ricerca artistica, un'arte sempre in movimento e in continua ascesa. Questa mostra, o i quadri che ho esposto in questa mostra, sono non solo recenti del 2018 o 2017, come io normalmente espongo, ma sono proprio una collezione di quadri anche 20 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, arte in movimento. Questa arte l'artista ha fatto tutto un cammino sempre in ascesa, ma sempre un movimento, e credo in questa mostra si veda anche il filo conduttore a che l'artista, in questo caso io, è rimasto fedele. Perché è sempre il colore, la luce e mezzo, ma non solo luce o colore come mezzo di incantare, di bellezza esteticamente, ma anche eticamente, di portare il benessere, come lo dico, sia al corpo che anche all'anima. Questo è importante. Arte intesa come contributo al benessere del corpo e dell'anima, della persona che osserva l'opera. Nella sua arte si rispecchiano luce e colori nella ricerca di una vita migliore per tutti gli esseri viventi, per il nostro pianeta spesso maltrattato. Quadri con tecniche miste lungo il percorso di luce e colore che Karen Thomas ha voluto dare a questa sua ennesima performance. Dai piccoli quadri su tela con l'oro e il colore rosso, dove l'oro sta per preziosità e il rosso come la linfa della vita, che è l'elemento principale per ognuno di noi, fino ad arrivare alle tele dove predominante è il blu che sta a rappresentare il sogno, la notte, l'alba, tutti temi cari all'artista tedesca. Ho sempre fatto una ricerca artistica, ma non solo nel campo pittorico della tecnica, ma soprattutto come posso arrivare di dare più il senso della serenità, senza diventare scontata, senza diventare romantica o kitsch, ma con la soluzione artistica deve essere per me sul quadro, sulla tela, sempre e comunque astratto, perché l'astratto porta lo sguardo di chi guarda ha più creatività, ha più fantasia. Chi sta davanti a un quadro dove sono tutti i colori mischiati che si rendono in una maniera che alla fine fanno il quadro insieme, sono misterioso da una parte e molto chiaro dall'altra parte. L'unica cosa che io come artista chiedo: un po' di pazienza, un po' di dialogo col quadro, perché il quadro risponde. Un artista sensibile che attraverso la sua arte ha deciso di contribuire a sostenere il piccolo paese di Illica, colpito dal terremoto del 2016 e che Karen Thomas ha sempre nel cuore. Infatti, una parte del ricavato della vendita andrà a un progetto umanitario che la Chiesa Evangelica Luterana ha iniziato 2 anni fa, con l'aiuto di tante persone generose. E con questi piccoli quadri, anche con i grandi, intendevo di dare un altro aiuto a questi terremotati, che ancora dopo 2 anni è tanto migliorato, tanto, però ancora molto da fare. Alla serata di presentazioni della mostra di Karen Thomas, Arte in Movimento, non è voluto mancare nemmeno il volto noto della TV, Rossana Lambertucci, che con grande stupore ha ammirato e apprezzato le opere dell'artista tedesca.
Come sempre, a fianco di Karen Thomas, in ogni sua esperienza artistica, il suo art promoter Luigi Rosa, sempre in prima linea a condividere e diffondere i progetti della sua amica artista. Grazie Karen, grazie a te, grazie della nostra grande amicizia che ci lega oltre al lavoro che stiamo facendo. E appunto arte e movimento, siamo sempre in movimento con tutte le sue bellissime opere. Siamo sempre in movimento. Le opere di Karen Thomas, da sempre, sono lavori che suscitano emozioni, sentimenti, e l'intento dell'eclettica artista è quello di dare sempre nuovi impulsi. È così che nasce il dialogo con le sue opere, la continua scoperta di sensazioni che, giorno dopo giorno, cambiano aggiungendone delle nuove. Il mio desiderio o la mia idea è di portare un domani, un giorno, forse non troppo lontano, vicino alle loro sorelle nelle fuori imperiali, fuori Traiani, dove stanno le sorelle di 2000 e più anni fa, che sono a metà tagliate, a 3/4, sono rovine ma di una bellezza stravolgente. Così possono salutare le loro sorelle di oggi, di 2017, di 2018.